Milano, zona San Siro. Dietro questo filo spinato c'è la villa di Salvatore Ligresti ed è qui che il patriarca di famiglia sta scontando gli arresti domiciliari. Salve, signora, salve. Come sta il dottor Ligresti? Signora, alla guida dell'auto che vediamo entrare c'è Gabriella Fragni, compagna di Salvatore Ligresti. È a lei che il 17 luglio, giorno in cui crolla l'impero di famiglia, il ministro Cancellieri, amica decennale, esprime solidarietà. Guarda, qualsiasi cosa possa fare, conta su di me. Eccolo Salvatore Ligresti, uomo simbolo della Milano da bere, costruttore, finanziere, proprietario di Fonsai. L'hanno chiamato Mister 5% perché ha accumulato piccole quote ma in tutti i punti chiave della finanza italiana: RCS, Mediobanca, Unicredit, Gemina, Pirelli, Generali. In questa foto lo vediamo con i suoi tre figli, Giulia, Paolo, Ionella. Il capitalismo familiare italiano, poltrone per tutti, conflitti di interesse e un uso spregiudicato dei soldi, fino all'intervento della magistratura. 7 ordinanze di custodia cautelare eseguite ieri dalla Procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta Fonsai hanno posto agli arresti praticamente tutta la famiglia Ligresti. Sono accusati di falso in bilancio e manipolazione del mercato. Secondo i magistrati, gli investitori sarebbero stati ingannati e truffati, mentre centinaia di milioni di euro venivano nascosti nei conti delle società di famiglia. Nel solo bilancio 2010 di Fonsai sarebbero stati nascosti buchi per 600 milioni di euro. Questo l'ippodromo è anche suo. È il maggiorazionista. Lì c'era una collinetta, immagini un po', era alta quanto tutto l'albergo, l'hanno tirata giù tutta per fare questo albergo, inutile perché... Ma lavora, viene gente? Sono aperte 10 camere. Hanno sventrato la collina per fare un hotel che non ha mai lavorato. Era proprio quella una speculazione evidente. La catena ATA Hotel è uno dei casi più eclatanti della malagestione dei conti. Come quest'altro hotel a Milano, valore immobiliare 24 milioni di euro. Oggi è ridotto così. E poi ci sono i resort di lusso, il Golf Hotel a Madonna di Campiglio, in Sicilia i giardini Naxos e il famoso Tanca Village in Costa Rei, dove i Ligresti offrivano aragoste ad ospiti illustri. Quando i conti si mettono male, i Ligresti decidono di vendere tutti gli hotel a Fondiaria per 25 milioni di euro, così la famiglia ha incassato e le perdite le ha scaricate sui piccoli azionisti. Nel frattempo si allungava la lista dei benefit che Fonsai metteva a disposizione della famiglia: 24 auto di lusso, 30 tra segretari e autisti dedicati, abitazioni, uffici, utenze telefoniche e anche un aereo privato. Nel caso Cancellieri, che ancora tiene banco, c'è anche un piccolo giallo, incongruenze che emergono dai verbali prodotti dalla Guardia di Finanza nella parte dell'indagine su Fonsai e sulle attività della famiglia Ligresti che riguarda la posizione di Pier Giorgio Peluso. Pier Giorgio Peluso è figlio del ministro Cancellieri, che è amica della famiglia Ligresti. A marzo 2011 lavora in Unicredit, la maggiore banca creditrice di Fonsai. Quando è chiaro che i conti sono in rosso, viene scelto dalla banca per fare pulizia nei bilanci e diventa direttore generale di Fondiaria. Fa emergere le perdite milionarie, favorendo le indagini della magistratura, accelera l'uscita di scena dei Ligresti. Per un anno di lavoro incassa tra scivoli e retribuzioni 5 milioni di euro. A oggi Giulia Ligresti ha patteggiato 2 anni e 8 mesi. Anche la sorella Ionella, dal carcere di Vercelli, ha chiesto di patteggiare. L'unico a non essere arrestato è stato Paolo, che proprio nei giorni degli arresti diventava cittadino svizzero. Per lo Stato italiano è latitante. Dottor Ligresti è in casa? Signora De Marchi, il dottor Ligresti è in casa? Signora? A casa non ci risponde nessuno, così proviamo a cercarlo nella sua società. Eccola qua.
ha mai visto nessuno? Una... No, mi spiace, non... C'è via vai di gente, c'è qualcuno, non c'è mai nessuno. È funzionante o è una scatola vuota? Un mese fa avevamo parlato al telefono con un alto funzionario della Procura di Lugano. Lui è persona indagata per un eventuale reato di riciclaggio di soldi. Adesso io i dettagli non glieli so, non posso dirgli. Perché sui comunque l'ordine di grandezza sono alcune decine di milioni di franchi. Erano soldi che loro avevano in qualche modo spostato in Svizzera e che continuavano ad utilizzare, era un po' la cassaforte di famiglia, ecco. E quindi ecco, mi pare di aver capito che la storia è così. Oggi i beni della famiglia Ligresti a Lugano sono stati dissequestrati ed è caduta l'accusa di riciclaggio per Paolo. I milioni di franchi depositati nelle banche svizzere restano a disposizione della famiglia.